Stefano, con Antuono, amarezza, rammarico, arrabbiatura, che cosa? No, c'è dispiacere chiaramente come c'è sempre quando si perde una partita, però non siamo consci del nostro cammino, sappiamo bene che abbiamo fatto un campionato anche quest'anno straordinario, ora stiamo pagando forse un po' dazio per quella striscia importante che abbiamo fatto nelle scorse settimane e ci può stare. Però insomma questo non può cancellare sicuramente il campionato che l'Atalanta ha disputato finora e che comunque dovrà continuare a disputare perché vogliamo ancora, se è possibile, rimpinguare la classifica nelle prossime gare. Non dimentichiamoci, l'ha detto anche Stefano Colantuono, questi sei risultati, queste sei vittorie consecutive, un'Atalanta salva sette giornate dalla fine. Poi certo resta questo pizzico di amarezza perché dici c'era questo, era lì. Sì, era lì. Era lì, c'erano gli altri comunque davanti a noi, eravamo sempre comunque molto legati al risultato delle altre. Gli altri sono squadre che comunque lottano anche loro, ci sono squadre che stanno in grande difficoltà ora per quello che riguarda la classifica e magari fanno dei colpacci. Oggi il Sassuolo si è ripetuto per esempio a Chievo e quindi ci può stare. Noi non dobbiamo dimenticarci chi siamo, da dove arriviamo e i campionati che abbiamo fatto in questi ultimi tre anni. Fossimo riusciti a raggiungere quell'obiettivo sarebbe stato qualcosa di eccezionale. Comunque il campionato resta più che positivo, anzi direi straordinario, perché come dicevi tu poc'anzi, essersi salvati a sette giornate dalla fine è un grande traguardo. Riusciamo a fargli auguri di buona Pasqua? No. Tanti auguri di buona Pasqua ai nostri tifosi, alla nostra gente, che possano passare, come dicevamo, una Pasqua serena e ricominciare dalla prossima partita con una bella partita.